E Radio Radicale, siamo con Simona Zecchi, autrice dell'inchiesta spezzata di Pierpaolo Pasolini, saggista, per parlare con lei degli sviluppi dei lavori della Commissione Antimafia della scorsa legislatura, che ha depositato una relazione di 8 pagine a firma dell'onorevole Ascari su Pierpaolo Pasolini e sui retroscena del suo assassinio. Allora, volevo chiederle quanto aveva contribuito il suo libro alla scrittura di questa relazione, poi se ci sono elementi nuovi rispetto al suo libro per la vicenda delle bobine di Salò. Sì, allora, tanto come dire, io sono stata audita durante i lavori della commissione parlamentare che si è occupata anche del caso Pasolini, in virtù proprio del mio lavoro che è decennale su questa vicenda e per il quale ho pubblicato due libri che, diciamo, ricostruiscono a livello investigativo, giornalistico investigativo, il chi e il come e il perché, secondo il mio lavoro, di questa vicenda. Per quanto riguarda gli sviluppi portati avanti dalla Commissione Antimafia, che hanno preso una parte del mio lavoro, ma l'hanno sviluppato secondo i criteri della Commissione Antimafia, che per competenza appunto può iniziare questo dalla parte diciamo, criminale, e quindi con dati concreti, sicuramente. Uno degli elementi più importanti è quello che ha fatto emergere l'ex boss della banda della Magliana, Maurizio Abbatino, che è stato sentito anche in commissione antimafia anche per il caso Moro, dal giudice magistrato Guido Salvini, che ha guidato queste due commissioni, queste indagini, partendo appunto dalla sfera di competenza della commissione antimafia. È stato anche audito in Commissione Antimafia. Sì. L'audizione è stata segretata o era pubblica? Che Credo se che lei una, si ricorda. che, Una allora, parte è stata quello che ha segretata. riferito nella relazione la commissione è quella pubblica. Sicuramente ci sono delle parti segretate. Una delle cose importanti che ha riferito Abbatino è che a lui fu commissionato questo furto, tra gli altri, non era il solo, anche perché ricordiamoci che queste bobine al tempo erano all'interno di involucri ed erano molto pesanti, quindi non poteva questo furto essere fatto Certo. da una persona sola, quindi un'organizzazione Senta, specifica. che lei sappia, Salò era l'unico film che ancora non era uscito, o gli altri erano bobine di film usciti? Allora, Salò non era ancora uscito, intanto era Lavorazione, sì. stava per finire il montaggio. No, scusi, a ottobre avevano deciso di chiudere diciamo, il film con altre parti finali di scarto, quindi non originali. In quel torno di tempo, vicino all'assassinio, Pasolini era andato a presentare in Francia quello che era stato il film, così come lo conosciamo oggi, per cui ad agosto era quasi, diciamo, finita la lavorazione ufficiale del film. Le riprese erano finite a maggio. Sì, le riprese erano finite a Sì. maggio, sì. Senta, c'è un altro testimone che noi non conosciamo per la Commissione Antimafia? Allora, intanto c'è un testimone di cui ho fatto nome e cognome perché ne ho pubblicato l'intervista su Oggi Settimanale dell'ex agente sismi della DEA Nicola Longo, che per la prima volta mi ha riferito di aver avuto un ruolo importante nel recupero di queste bobine, di tutte le bobine, anche degli altri due registi, quindi Leone e Fellini. Cosa che però gli era stata richiesta in modo specifico e questo lavoro di recupero è stato fatto grazie all'aiuto, diciamo, un do ut des con un boss di allora. Ho Quindi capito. anche questo è un importante elemento. Come poi diremo qui in conferenza stampa, spiegheremo che il tema delle pizze è un espediente, ma è un qualcosa che era stato già affrontato a livello di indagini, ma non con questi Certo. elementi nuovi. Senta, lei ha accertato se Pasolini aveva conosciuto quella sera Pelosi o lo conosceva già da prima? Sì, lo conosceva già da prima, l'ho accertato Da tra quanto tempo? 4 mesi, 4-5 mesi. Chi gliel'ha detto? Beh, insomma, io ho avuto diversi testimoni che mi Tra questi hanno c'erano confermato. Citti?
No, Citti no, non c'era, okay. Anche perché Citti quando me ne sono occupata io. Quindi era Pasolini potrebbe averlo portato in qualche modo perché temeva un agguato, quindi poteva... Pelosi, secondo anche, non solo un'intervista che gli ho fatto, ma secondo le mie ricerche, è stato l'intermediario tra chi voleva, insomma, chi ha partecipato... Cioè Pelosi l'intermediario? Sì, l'intermediario tra chi ha partecipato a questo... Quindi era complice degli assassini? Beh, sicuramente è un capro espiatorio non è mai innocente completamente. Ho capito. E adesso l'ultima cosa che voi aspettate, l'ultima domanda, l'ultima cosa che aspettate dalla magistratura, aspettate un passaggio della magistratura per la revisione del... Io lo spero, ho sempre un po' questa speranza, anche se diciamo le possibilità sono effettivamente limitate, però c'è una commissione antimafia successiva... Può sicuramente riprendere questi lavori, è sempre una commissione con dei poteri, certo, quasi uguali a quelli giudiziari e può fare delle cose. Bene. Grazie, ringrazio Simona Zecchi, autrice dell'inchiesta spezzata di Pierpaolo Pasolini, che ha un po' riaperto il dibattito sulla... Ha contribuito, sì, assolutamente. No, ovviamente non me ne sono occupata solo io, ma insomma. Certo. Grazie, chiedo scusa a tutti se vi ho fatto perdere tempo. No.